Non fare niente, ciao! Mamma mia, che cosa brutta, Silvia! Vedi, questo cutugno non solo è un generatore di guai automatici, ma fa brullo face. Vabbè, mi stavi dicendo, ma scusa, perché non puoi chiedere ospitalità a Bruno? No. In fondo si tratta di pochi giorni, no? Sì, lo so, ma no, non è possibile, perché vedi, casa sua è lontana dal comando ed è collegata pure male con i mezzi. Qual è il problema, visto che tu c'hai la macchina, no? Vabbè, è facile a dire c'è la macchina, c'è il traffico, lo stress, capito? Poi, sai, noi abbiamo tutti e due i turni, casa sua è piccola, magari ci diamo fastidio l'un l'altro. Capisco, ma... capisco. Poi non dimenticare che lui comunque, essendo medico, ha la reperibilità la notte, magari sveglia pure a me. Silvia, sembrano tutte scuse, vero? Bruno non mi vuole a casa sua. Che cosa vai a pensare? Dai! Non credo che il tuo compagno sia il tipo da inventarsi scuse, o no? No, effettivamente no. Lui è un uomo limpido, per carità, chiaro. Se avesse qualche cosa da dirmi me lo direbbe chiaro e tondo. Vabbè, comunque fatto sta che tu una sistemazione la devi trovare. Ecco, bravo, infatti la devo trovare. Intanto che pensi, io vedo se Alex ha bisogno di una mano, eh? Eh sì, ma ha bisogno di una mano di uno bravo, però. In che senso? No, nel senso che a me la ragazza mi è sembrata un poco stressata. Certo, deve essere forse il lavoro, troppo lavoro. Mamma mia, e che altro è successo? È stata catastrofe, se ne è caduto in palazzo. Qui, pronto? Sasà, sono io. Come stai? Sì, stavo meglio prima che mi lasciaste a fare badante a quel crotino di cotugno. Tu non hai idea di quello che mi sta facendo passare. No, tu non hai idea di quello che sto passando io con Guido. Vogliamo fare una gara di badanti, no? Perché vinco io. Effettivamente, sì, il comandante quando vuole sa essere abbastanza pesante. Vabbè, mamma, come sta? Ce l'ha ancora i dolori? Senti, per fortuna ci sono gli antidolorifici. Comunque, un po' meglio, sì. Sono contento, fagli i migliori auguri da parte mia. Grazie. Ma che grazie? Ma che sta cucina? Ma non sei contenta che non vedrai le nostre brutte facce per un po'? No, in realtà no, che mi mancate un sacco. E mi manca pure casa mia. Chissà quando potrò tornarci. Ah, ecco, brava Mariellina, vedi, a proposito di questo... A proposito di casa, io ti dovrei chiedere una cosa. Io lo capisco che lui...